di queste splendide donne creative che mi stanno veramente conquistando il cervello, devo dirlo. Stasera abbiamo con noi Cristina Prevosti. Cristina è la buyer per il Lux Egidio Bagnare, il nuovo negozio di abbigliamento donna concept store aperto nel cuore di Genova in via 20, in via 20 settembre. Il 20 settembre che è stato fatto proprio dove c'era il vecchio Cinema Lux. Esatto, abbiamo preso lo spazio che addirittura a fine secolo scorso, alla fine 800, c'era un antico caffè Chantant. Poi negli anni 30 hanno fatto Cinema Lux ed è rimasto chiuso dal 2000, dall'inizio degli anni 2000 fino all'anno scorso quando noi abbiamo inaugurato il concept E store. poi, tra l'altro, avete fatto anche una cosa molto positiva per Genova, perché è stato per anni abbandonato il Cinema Lux e voi avete ristrutturato tutti questi piani, per cui insomma avete reso la città più bella. Ci abbiamo anche provato a mantenere le colonne in ghisa e gli stucchi, insomma, abbiamo cercato di mixare il moderno con quello che offriva questo antico In palazzo. effetti, chi ha vissuto il Cinema Lux, come l'abbiamo vissuto tutte noi da piccole, se entri dentro comunque respiri ancora l'aria di un vecchio cinema perché avete ancora le, come si chiamano, le strisce, Le bobine, le sì. Poi abbiamo creato due schermi, insomma, c'è un richiamo a quello che è stato il Allora, prima di passato. entrare a parlare esattamente di che cosa vuol dire fare la buyer per un negozio, vorrei partire da Cristina dall'inizio. Vorrei raccontare di te come sei arrivata dove sei e come hai iniziato. Allora, tu hai iniziato a fare la modella che eri veramente molto giovane. Tu sei di Bogliasco, sei partita da Bogliasco a 20 anni. Sì, più o meno avevo circa 20 anni. E ti sei messa in questa avventura. Raccontaci un po' com'è andata. Io volevo viaggiare in realtà, il mio desiderio sin da quando ero piccola sarebbe stato quello di viaggiare, di conoscere il mondo e avendo probabilmente il fisico me lo permetteva, comunque ero abbastanza alta, sono abbastanza alta, ho approfittato della cosa e ho provato a fare la modella sapendo che mi avrebbe dato l'opportunità di girare il mondo. Così sono andata a Milano inizialmente, e i miei genitori non erano tanto contenti perché insomma all'epoca era uscito da poco questo film Sotto il vestito niente che parlava malissimo dell'ambiente della moda, perciò contro la volontà dei miei genitori io ho preso, sono andata a Milano e ho iniziato a muovere i primi Ma tu passi. quando sei andata a Milano avevi già qualche aggancio oppure sei andata proprio allo scoperto? Ma sì e no, nel senso che avevo conosciuto un fotografo qui a Genova. Che mi aveva chiesto di fare un test, un servizio fotografico. Mi ricordo che sono andata a Paraggi con lui e la sua fidanzata sulla spiaggia e abbiamo fatto delle fotografie. Io ero completamente digiuna di tutto ciò perché non sapevo assolutamente cosa fosse. Poi mi sono divertita, la cosa mi è piaciuta. Lui è andato a Milano nelle varie agenzie di moda per farsi conoscere come fotografo e provare a lavorare, e una di queste agenzie ha visto le mie foto e mi ha chiamato. Perciò io sono andata in questa agenzia, ma non sapevo bene cosa sarebbe stato, cosa avrei dovuto fare. Ho provato, in realtà devo dire che sono andata a Milano il primo periodo, questa è un'agenzia piccolina, non mi ricordo neanche il nome, e non ho lavorato, nel senso che però ho avuto il primo approccio con il mondo della moda, ho visto come funzionavano le cose, tanto poi negli anni 80 c'erano le top model, le modelle in giro per Milano, mentre adesso magari gravitano più su Parigi, New York, all'epoca invece Milano Milano era il centro della moda. era il E tu fulcro. comunque sei partita subito alla grande perché hai iniziato e ti hanno chiamato. Per chi hai lavorato, diciamolo, perché magari mi dice la modella Milano, no, tu sei stata una delle modelle più importanti d'Italia, perché comunque sei stata la testimonial di case veramente importanti che sono. Ho lavorato per Armani, ho lavorato per Valentino, ho lavorato anche per parecchi di stilisti francesi, giapponesi, ho lavorato per Chanel, Hermès, ho lavorato per Ralph Lauren, ho lavorato per Yohji Yamamoto, Issey Miyake, insomma ho Hai avuto avuto diverse veramente, sei stata esperienze. veramente fortunata, bella, brava, perché comunque non tutte le ragazze comunque che intraprendono questa carriera riescono ad avere il successo che hai avuto tu. Poi c'è un'altra cosa che volevo dire di te, perché Cristina Prevosti dovete sapere che è stata la prima velina di Striscia la Notizia. Nel 1988, alla puntata zero con Antonio Ricci, c'era Cristina Prevosti. Com'è stata questa esperienza? È stata molto divertente, devo dire, appunto ero molto giovane, ero a Milano da poco tempo e la mia agenzia mi ha mandato a fare un casting a Mediaset, era un casting generico e mi hanno chiamato dicendo che mi avevano preso per un programma nuovo che sarebbe andato in onda a breve, dopo pochi mesi. Io non sapevo assolutamente cosa Ma i conduttori fosse. chi erano all'epoca? All'epoca erano Greggio, che è Ah, storico, che c'è ancora adesso, sì. storico!
E poi c'era Gianfranco D'Angelo. Ah, sì, non mi ricordo. Perché era il periodo in cui c'era anche Drive-In e mi sembra registrarono nello studio a fianco, perciò insomma il team comunque era quello, esatto. E è stata una parentesi, è durato mi sembra 4-5 mesi. Perché poi tu hai mollato, Cristina ha mollato Striscia per andare a sfilare in giro per il mondo. Penso che qualsiasi ragazza adesso ci si metterebbe le tende a Striscia la notizia, perché ormai adesso è diventato un programma veramente importante, un punto d'arrivo per molte ragazze. Tu invece le hai lasciato, sei stata scelta, sei stata la puntata zero, hai fatto i primi mesi e poi hai detto no, la mia vita è un'altra. Ma perché per me è stato molto divertente, però non era quello che volevo fare in quel momento. Io avrei voluto viaggiare, era il sogno della mia vita e ho capito che la professione di modella mi avrebbe permesso di fare questo percorso, così ho chiesto alla mia agenzia di Milano di trovarmi dei contatti all'estero. E loro mi hanno procurato un'agenzia a Parigi, una a New York, una a Tokyo, e da lì ho iniziato a mandare il mio book, e mi chiamavano per casting o per lavori e ho passato circa 8 anni in giro per il mondo. Bellissimo. E poi dopo ti sei fermata, cosa hai deciso di fare? Cosa è successo? Ma perché insomma c'è un tempo per tutto, io mi accorgevo che comunque stavo crescendo, avevo voglia, avevo bisogno di fare qualcos'altro e diciamo mi sono riciclata nel mondo della moda perché ho iniziato a lavorare per alcuni degli stilisti per cui avevo lavorato come modella, ho iniziato a occuparmi dell'ufficio stampa, delle loro collezioni, poi appunto avendo viaggiato molto avevano bisogno magari di qualcuno che girasse i vari department store negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Francia, in Giappone, anche per far conoscere le loro collezioni. Perciò io preso insomma questa occasione e ho raccolto insomma questa possibilità che mi è stata data e ho iniziato a lavorare, ho lavorato per Alessandro Dell'Acqua, ho lavorato per Paola Frani, Daria Nizzi, che sono stilisti italiani che sono molto conosciuti e vendono molto bene in mercati esteri. Ma senti, chi è che detta la moda adesso? Perché un tempo l'Italia era proprio il centro della moda, la moda partiva dall'Italia, ora è sempre così? Ma diciamo in parte sì, però forse un po' meno rispetto a quanto poteva essere in passato. Naturalmente noi abbiamo i grandissimi Armani, Valentino, poi adesso ci sono Dolce & Gabbana, insomma abbiamo degli stilisti veramente numero uno. Però anche la Francia è sempre stato, comunque anche gli Stati Uniti sono diciamo, considerati un paese emergente tra virgolette, ecco, però diciamo che sono molto autorevoli nel mondo della moda. Poi c'è Vogue America, Anna Wintour, che spalleggia molto gli stilisti americani, perciò hanno assunto un'importanza notevole. Poi ci sono i giapponesi, adesso stanno venendo fuori anche stilisti russi, insomma da paesi emergenti. Insomma sta proprio cambiando il mondo della moda. E niente, poi hai fatto questo periodo a Milano e poi hai deciso che all'età di 40 anni hai avuto questa sorta di cambiamento e hai deciso che volevi lasciare questo mondo caotico per ritornare nella tua Bogliasco. E cosa hai combinato? Raccontacelo un po'. Anche questa è stata una decisione sofferta, però sono molto contenta di aver fatto questo passo perché ho deciso di tornare a vivere a casa. Una relazione a distanza con un genovese e poi è arrivato anche il grande amore dopo i 40 anni. Sì, dopo i 40 anni è arrivato l'uomo che aspettavo da tutta la vita. Perché adesso sei contenta perché sei riuscita a venire a lavorare a Genova, che comunque non è facile, no? Per una che ha avuto un lavoro come il tuo. Sei tornata a Bogliasco e hai incontrato il grande amore, insomma tutta questa serie di eventi strapositivi. Ma raccontami un po', come hai fatto a trovare un lavoro come quello che hai? Perché fare la buyer per Lux Giglio Bagnara, che è uno dei concept store più importanti della Liguria sicuramente, come è nato il contatto? Ma io conoscevo l'amministratore delegato e i proprietari della Giglio Bagnara, mi avevano già cercato tipo 6 o 7 anni fa, forse anche di più, per fare la buyer nel negozio di Sestri, perché sapevano che lavoravo per alcuni stilisti, sapevano che avevo un percorso nel mondo della moda, però in quel momento la mia vita era a Milano, perciò ero rimasta a Milano. E mi hanno ricontattato nel 2009, perché c'era questo progetto sulla carta in Lux,
E il progetto mi è piaciuto tantissimo, in più appunto io avevo questa relazione che stavo vivendo a distanza. E lui è genovese? Sì, genovese, facevo avanti e indietro Genova-Milano e mi è sembrato il momento giusto, ecco, ho pensato che fosse anche un segno del destino e perciò sono tornata a vivere a Genova. Senti, per chi non lo sapesse, il lavoro della Bayer che cos'è esattamente? Cioè, tu fai la campagna acquisti per il negozio? Esatto, allora io vado a vedere le collezioni, sia in sfilata sia negli showroom o alle fiere e scelgo... Ma in Italia o anche all'estero? E al momento in Italia, però potrà capitare anche all'estero. Ci sono alcuni stilisti stranieri che al momento hanno lo showroom o si appoggiano allo showroom a Milano, perciò riesco... Certo, riesci comunque, perché comunque tu li devi vedere i vestiti. Sì, devo vedere le collezioni, devo vedere sfilati, i capi, anche appesi in showroom, mi devo toccare, devo vedere che colori ci sono, che tendenze, che taglie si possono sviluppare, eccetera. E poi un po' il mio gusto, un po' la tendenza del momento, un po' anche magari le indicazioni del mercato. La tendenza del momento, chi l'ha detta? Chi è che dà il là? Chi è che decide il colore che sarà il colore dell'anno? Chi è che decide che la vita deve essere bassa o alta? Beh, questo sono gli stilisti. Ma chi è? Ce ne sarà uno in particolare che viene, che è magari il più leader nei confronti degli altri? Ma diciamo che sono una rosa di stilisti considerati guru nel mondo della moda. Uno è sicuramente Karl Lagerfeld, che è lo stilista di Chanel. Ma si consultano prima di dettare una moda? No, e parte tutto... Ma se uno stilista dice quest'anno va la gonna lunga e l'altro dice va la gonna corta, quell'anno lì vorrà dire che andranno tutte e due. Ma in realtà adesso va tutto, a differenza magari degli anni 60, 70, quando la minigonna era d'obbligo, poi il pantalone a zampa, poi il pantalone stretto, adesso va un po' tutto, infatti se guardi nelle collezioni... C'è la gonna lunga, la gonna corta, l'abito, il pantalone largo, stretto, insomma è molto più una moda da personalizzare rispetto a quanto non fosse prima. È comunque vero che chi propone i tessuti, perciò durante le fiere di tessuto i grandi stilisti scelgono per primi magari il colore, il materiale. Nel momento in cui loro hanno fatto la scelta, i venditori, rappresentanti, guardate che Karl Lagerfeld piuttosto che Armani, piuttosto che magari anche uno emergente americano che è considerato autorevole in questo momento, ha scelto questo, perciò gli altri diciamo che seguono un tantino quella direzione e poi si guardano le prime sfilate che adesso sono quelle di New York, poi Londra, Milano, Parigi, insomma si segue tutti poi fanno un po' la tendenza dei primi, ecco. Senti, com'è vestire la donna libera? Perché la donna libera forse è un po' più azzarda di meno rispetto magari a quello che può essere una città come Milano. La donna libera è molto classica, sì, rispetto a quello che si può trovare. Già c'è da dire che a Milano non vesti la milanese, nel senso che Milano è un bacino che raccoglie donne che arrivano da tutta Italia, o addirittura anche dall'estero, e si spostano a Milano perché per fare shopping, anche per magari perché offre di lavoro e perciò tu trovi un mix di tutto con tanti gusti, tante idee, invece a Genova trovi la genovese che comunque ama uno stile un po' più classico, più sobrio e non ama neanche scoprire qualcosa di diverso, perché a Milano tutti cercano sempre la novità, cercano uno stilista nuovo, emergente, cercano qualcosa che non abbia nessun altro, invece qui si tende un pochino a cercare qualcosa di più rassicurante, che sia conosciuto e che tutti sappiano che cos'è. Bene, Cristina, io ti ringrazio tantissimo per averci raccontato la tua esperienza, perché secondo me alle nostre ascoltatrici piacerà tantissimo, perché poi la tua è una storia davvero particolare e intensa. Grazie per essere stata con noi e bocca al lupo per tutto. Grazie a voi.